Sindaco Leccese, un piano di prevenzione, un piano necessario per mettere eventualmente in allerta i cittadini qualora ci fossero problemi di rischio idrogeologico nel torrente Pontone. Un piano redatto dalla vostra protezione civile, soprattutto da un infaticabile e preziosissimo Aldo Baia. La causa sono gli incendi, che sono gli stessi rispetto a quelli del 2021, ma hanno interessato purtroppo altri territori del comprensorio del sud Pontino, soprattutto quello di Itri. Esattamente, il problema che noi stiamo avvertendo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi di emergenza incendi boschivi e che ci sono state rappresentate in maniera completa e professionale dal nostro Aldo Baia è esattamente questo, cioè il rischio che nuove piogge portino uno scivolamento e quindi una maggiore pericolosità del rischio inondazioni nel territorio del Comune di Gaeta. Per questo abbiamo da subito voluto attivare un alert rivolto chiaramente a tutta la popolazione, ma in maniera particolare alla popolazione residente proprio nei luoghi circostanti il torrente Pontone e il territorio del comune di Gaeta attraversato dal torrente Pontone, che raccoglie chiaramente tutto ciò che è il bacino imbrifero, insomma, di tutto il territorio circostante, per fare in modo che ci sia un'attenzione maggiore nei confronti di questo pericolo e anche mettere a corrente di quelle che sono le azioni da intraprendere immediatamente nei confronti di questi fenomeni. Proprio sotto questo punto di vista l'amministrazione comunale sta investendo proprie risorse oltre a quelle messe in campo nell'ultimo anno per la sistemazione e la riqualificazione di alcuni tratti del torrente, sta investendo con proprie risorse per la realizzazione di un nuovo sistema tecnologico che metterà in allerta i cittadini della zona sull'innalzamento dei livelli dell'acqua all'interno del torrente. Un sistema tecnologico che farà leva su dei sensori che saranno interconnessi su un sistema intelligente che sarà in grado di allertare non solamente i cittadini ma anche chiaramente tutte le forze dell'ordine, ma in maniera particolare il nostro organigramma, il nostro coordinamento di protezione civile territoriale, che fa capo chiaramente alla protezione civile, e per essere più puntuali possibile sugli interventi e sulla sicurezza pubblica. Lo studio preoccupante di Baia però conferma ed evidenzia un altro, diciamo, un altro aspetto, Sindaco Leccese, che il Comune di Gaeta non può fare tutto, il Comune di Gaeta deve concertare anche la propria azione con i comuni che hanno a che fare con il torrente Pontone, che sono Fornia, sulla riva sinistra e poi soprattutto a monte, dove nasce il corso d'acqua del Comune di Itri. Assolutamente, da un punto di vista infrastrutturale questo è già nei fatti, i comuni di Fornia, di Itri, di Gaeta sono già ormai da tempo al lavoro su un piano coordinato a livello infrastrutturale, come noto il comune di Itri è capofila nella redazione di questa progettazione esecutiva di messa in sicurezza, di riqualificazione idraulica del rio di Itri, del torrente Pontone e quindi della foce giù a Fornia di Vindicio. Quindi siamo già da un punto di vista interamministrativo, tra virgolette, al lavoro per questo tipo di emergenza. È chiaro che sono degli interventi che hanno bisogno di molte più risorse rispetto a quelle che noi abbiamo a disposizione, ma anche da un punto di vista di iniziativa, come dire, di riqualificazione di tutto il patrimonio agreste, arborio, montanaro che noi abbiamo, noi e tutti quanti gli altri comuni, si tratta di un intervento molto complesso e molto pesante. Dobbiamo comunque prendere in considerazione che oggi soffriamo di un'emergenza, diciamo così, riflessa, perché stiamo parlando di un rischio di inondazione, di frane, di smottamenti, di scivolamenti, a valle di un rischio diverso, che è quello purtroppo che abbiamo vissuto quest'estate, che sono quelli degli incendi. Anche in termini di incendi noi dovremmo cercare di intavolare un discorso comune e congiunto, magari portando sul tavolo anche la stessa regione,
perché chiaramente il fenomeno del rimboschimento o comunque quello della lotta contro gli incendi è un tema molto più complesso, non solamente a livello comunale o intercomunale, come in questo caso con i colleghi di Formia e di Idri, ma molto più complesso, e parliamo di un'area vasta a livello regionale. Signor Precisi, approfittiamo della sua presenza per chiederle una sua considerazione sulla vicenda del consorzio Nestor. Lei è destinatario di alcune richieste di convocazione dell'Assemblea del Distretto Sociosanitario Latina 5, consorzio Nestor che è appaltatario di alcuni appunto servizi alla persona, alla luce di due appunto provvedimenti, uno del TAR della Campania che ha confermato l'interdittiva antimafia, l'altra l'ordinanza dell'ufficio misure prevenzione del Tribunale di Santa Maria che ha detto tra virgolette che Nestor deve rinunciare ai suoi incarichi. Cosa intende fare, Sindaco? Ma guarda, Saverio, io sono molto tranquillo perché è la legge che disciplina i passaggi che si devono attuare. L'amministrazione comunale di Gaeta, così come tutte le stazioni appaltanti d'Italia, hanno degli obblighi ben precisi e dettagliati dal codice degli appalti e da tutte le circolari che si sono man mano emanate. Questo prevede tutta una serie di comunicazioni che automaticamente le stazioni appaltanti devono fare nei confronti delle prefetture per quanto riguarda chiaramente l'interdizione e nei confronti degli organismi di rito. Tutto questo vi posso garantire che è stato fatto in maniera impeccabile. Il consigliere Damante ha chiesto un consiglio comunale su questa questione, anche sulla questione anche occupazionale, perché c'è anche questa vicenda. È un suo diritto farlo e quindi prendo atto della sua richiesta. Grazie. Allora.